di prendere io la parola, proietterò la, diciamo, il saluto e il contributo del nostro presidente, che è un matematico, non è un medico, perché noi per statuto in società abbiamo una clausola importante che il nostro presidente non deve essere un medico, ma è un matematico nello specifico. Simone Caramel, matematico e poeta, ci ha mandato questo contributo che proietto, spero che si senta. Buongiorno a tutti. A nome della SISBQ, Società Internazionale di Semeiotica, Biofisica, Quantistica, ringrazio di vero cuore gli organizzatori per l'invito ed in particolare Giorgio Terziani, soprattutto per aver dedicato questo evento alla memoria di Sergio Stagnaro. È così viva la sua presenza in mezzo a noi che preferiamo parlarne al presente piuttosto che al passato. Egli è un grande uomo, un grande medico, un grande scienziato. Noi siamo una piccola organizzazione no profit che cerca di promuoverne l'opera, la sua immensa opera, sia in termini qualitativi che quantitativi. In particolare ci dedichiamo alla formazione dei medici, alla ricerca ed alle pubblicazioni scientifiche, tutto centrato su ciò che il dottor Stagnaro ha chiamato semeiotica biofisica quantistica. Essa si fonda su una complessa fisiopatologia transdisciplinare che attinge a conoscenze di discipline poco usufruite in medicina, come la fisica e la matematica, per misurare ed interpretare fenomeni clinici e preclinici relativi a funzione ed anatomia della microcircolazione e dei microvasi. Nei nostri itinerari formativi, i medici vengono introdotti alla percussione ascoltata di organi e visceri, in particolare dello stomaco, perno del metodo diagnostico SBQ, pratica semeiotica utilizzata fin dalla fine del 1700 ed insegnata nelle università italiane fino agli anni 30 del secolo scorso. Si tratta di un'antica ecografia per valutare le dimensioni di questi apparati, andata poi in disuso con i progressi della tecnica e l'avvento della diagnostica per immagini. Sergio Stagnaro ha rivalutato questo metodo statico, personalizzandolo e dandogli un connotato dinamico, al fine di valutare le relazioni tra parte e parte del nostro organismo e l'informazione ivi scambiata. Ciò gli ha permesso di scoprire e raccogliere un'ampia gamma di riflessi, manovre e segni, atti a misurare le realtà dinamiche ed oscillanti del nostro corpo, dandone un originale significato fisiopatologico e diagnostico, poi ampiamente confermato dalle evidenze cliniche e sperimentali collezionate nell'arco di oltre 6 decenni. La storia ci dice che Sergio Stagnaro è un grande medico, un grande scienziato, ma soprattutto un grande uomo. La grandezza di ogni uomo si vede nel suo amore. Sergio Stagnaro si congeda da questa vita terrena con 3 parole che mi disse nei suoi ultimi giorni. 3 parole non solo per me, ma per ciascuno di voi, quelli che lo hanno in qualche modo conosciuto, ed anche coloro che lo conosceranno d'ora in poi. Ti voglio bene. Che prendo la parola stamattina.
per me che seguo Sergio da 23-24 anni, è la prima volta che tengo un incontro in pubblico senza il suo supporto. Il suo fonendoscopio lo sento vicino, ma ci proviamo. Allora, buongiorno a tutti. Innanzitutto grazie Giorgio, grazie a all'organizzazione che ci ha dato la possibilità di tenere un tributo al nostro magister, a Sergio Stagnaro. E tenere un tributo cosa vuol dire? Vuol dire riconoscere i meriti di una persona, no? Omaggiare, un omaggio alla memoria. E per onorare Sergio non ci sono altre possibilità. Una è, bisogna parlare della sua creatura e della semiotica biofisica. Per me tutto iniziò nel 2000, intorno al 2000, quando lavoravo presso l'ospedale Monaldi di Napoli e stavo preparando le bozze di questo articoletto che di lì a un anno sarebbe uscito poi sulla cardiologia negli ospedali. Cliccando su Google semiotica, perché stavo preparando un articoletto di semiotica clinica, mi sono, sono entrato nel sito di semiotica biofisica di Stagnaro e dopo aver letto 3-4 mesi le sue cose, che trovavo assolutamente interessanti, capivo per il 50%, ma su quel poco che capivo, dopo 3-4 mesi decisi di telefonargli. Quindi tutto è iniziato con una telefonata. A telefonata che poi non è continuata immediatamente poi la nostra conoscenza, in quanto dopo la telefonata io ho fatto decantare l'emozione per 3 anni, quindi Sergio non ti scuoteva nell'anima. Io allora gli scrissi, guarda Sergio, sono un collega, un giovane collega cardiologo di Napoli col pallino della ricerca cardiovascolare, e dissi guarda, io ho cominciato a studiare le tue cose e le sto provando a letto del malato e ti dico che questa manovra gastrica che tu descrivi ha una predittività molto alta. E poi gli chiesi dei consigli per avere un po' di ordine nello studio, in quanto Sergio ha scritto veramente tanto, allora non è facile recepire i concetti. Nell'arco della stessa giornata mi rispose, mi disse, carissimo Mario, ricordo perfettamente la tua telefonata in cui tu mi dicesti so fare bene la percussione ascoltata, e mi diceva che lui era rimasto colpito da questa mia affermazione. Fatto sta che era contento di quello che gli dicevo, perché finalmente trovava qualcuno che corroborava la parte teorica sua. Cioè io effettivamente al letto del malato mi accorgevo che era reale la predittività del riflesso gastrico specifico. Da quel momento Sergio aveva un'abitudine particolare, ed era questa: quando lui stava per regalarti una chicca, una perla di conoscenza, un condensato, apriva la mano e ti diceva attento, attento, stava regalandoti qualcosa di grandioso in quel momento. E allora quell'attento è cominciato intorno al 2000 e i suoi attento sono durati per tanti anni. Sapete quando mi ha detto l'ultimo attento? 20 giorni circa prima della sua morte. E sembrerà strano, questo lo condivido come emozione con voi. Cominciò a parlarmi del riflesso gastrico specifico. Quando l'ho salutato, Marina, io gli dissi, maestro, dove vuoi che io continui a seminare? Vuoi che lavori a fare corsi universitari? O vuoi che lavori sui riflessi gastrico specifici? È ricerca, insomma. Lui disse, no Mario, continuo col riflesso gastrico specifico, è la cosa più semplice, perché se impareranno anche solo il 50% dei medici che verranno ai corsi questo riflesso, si salveranno migliaia di vite. Quindi è così che è cominciata la cosa. Poi nel nostro gruppo un apporto importante è arrivato nel 2007-2008 con Simone Caramel, appunto dicevamo oggi il nostro presidente, perché diciamo Simone ha dato una mano a Sergio nel portare avanti la parte teorica, io mi sono dato da fare per portare avanti la parte pratica esercitativa e la didattica. Poi a settembre 2010 all'Università di Pavia io e Simone rappresentammo per la prima volta insieme Sergio e finalmente arriva Trigoso, dove Giorgio era uno dei nostri amici presenti, dove abbiamo fondato la Società Internazionale di Semiotica Biofisica Quantistica e tenuto il primo convegno.
Quindi tutto è cominciato così, quattro amici al bar, che poi però hanno, ecco, il gruppo è cresciuto in varie parti del mondo e sta continuando a crescere. Allora dicevamo all'inizio, tributo a Sergio, per cui io non so la platea quanto conosce Stagnaro, ma proprio per alzata di mano, qualcuno già conosceva Sergio Stagnaro? Ok, allora rapidamente, allora cercheremo di capire di cosa si tratta, cosa, chi ha letto, cosa ha letto, cosa ha sentito, a che serve, come, in quale campo può essere utile, come si fa, quale idea alla base. Allora, prima di cominciare questo discorso, condividiamo, abbiamo un linguaggio almeno condiviso, una piccola definizione diamola. Che cos'è la semiotica biofisica? È un metodo diagnostico bedside, clinico, a letto del malato, che mediante un strumento, solo un fonendoscopio, non usa altro, e i neuroni chiaramente, cioè la conoscenza del metodo, perché sennò non si va da nessuna parte. E questo metodo diagnostico che fa? Consente nel giro di pochi minuti, questa è la grandiosità, vedrete, chi di voi vorrà partecipare ai nostri corsi, che nel giro veramente di pochi istanti tu hai delle informazioni, ma è importante dal punto di vista della conoscenza della salute del paziente. Allora, prima di utilizzare 50.000 parole per comprendere la portata e la potenzialità della semiotica biofisica, io voglio condividere con voi un caso clinico, quella di Felicia. Felicia è una farmacista di Napoli, una farmacista di 54 anni, con una storia di pregressa tiroidite di Hashimoto, la mamma vivente, 82 anni, pregresso tumore del colon, cardiopatica e ipotiroidea. Presso la farmacista di Felicia decidono di aderire alla giornata nazionale contro le neoplasie della cute. E voi, per fortuna o per sfortuna, Felicia si sottopone come paziente e ahimè gli trovano un cancro, cioè un melanoma cutaneo. E qui in valutazione preoperatoria chiedono una serie di cose, ecografie, elettrocardiogrammi, ecografia della tiroide, insomma vari esami. E quindi Felicia mi contatta, io vedo Felicia in questa fase. Mi porta già un'ecografia della tiroide che mostra appunto una tiroidite, un nodulo tiroideo, ipoecogeno, insomma, che mo cerchiamo di vedere. Gli ripeto l'ecografia perché non mi fidai. Effettivamente questo nodulo bellissimo, non è, lo rivediamo. C'è un nodulo ipoecogeno, questo, quello che è un nodulo bruttino, non è molto grande, però è questo successivo che è brutto, che è un nodulo molto vascolarizzato. E allora, ipotesi diagnostiche, di fronte a un nodulo del genere non si va lontano, possiamo pensare, ma che questo è un nodulo benigno, possiamo pensare che questo è un adenoma. Ahimè, però le caratteristiche ecografiche non sono brillanti perché orientano verso un carcinoma, però non se ne esce. Se vogliamo fare una diagnosi, qua è necessario fare un FNAB, abbiamo bisogno della tipizzazione tessutale di questo nodulo. E allora subito si apre una forbice, si apre immediatamente, perché viene chiesto il FNAB, però io sfido chiunque, questo caso è occorso a Napoli, ma sfido chiunque di voi a, tra prenotazione, esecuzione e refertazione, di scendere sotto 30-60 giorni. Io non ci sono riuscito in nessun modo. Per cui questo è un problema organizzativo, e anche a pagamento in certe regioni è complicato fare un FNAB rapidamente. E allora ragionai così, nell'attesa che il FNAB fosse eseguito, visto che Felice era già stesa sul mio lettino per fare l'elettrocardiogramma, l'ecocardiogramma, eccetera, ora vi faccio intravedere alcune potenzialità della semiotica biofisica, che da subito, vedete, istantaneamente accende dei fari fisiopatologici per interpretare il quadro clinico di questa paziente. Ora vi faccio intravedere cosa il fonendoscopio messo su Felicia ad arte veicola all'orecchio del medico. Allora, Felicia, secondo la semiotica biofisica, ha un terreno oncologico positivo intenso, cioè ha un sistema apnei attivato verso e favorevolmente all'accoglienza di malattie oncoproliferative. Non solo, ha una flogosi cronica di basso grado, intensa, molto intensa, che
accompagna moltissimi tumori, ma non solo, ha una tiroide, la tiroide di Felice ha un microcircolo sovvertito dal punto di vista funzionale ed è predisposta intensamente a patologie anche neoplastiche, ha un'attivazione del sistema monocito macrofagico, quindi sia della milza sia del midollo, compatibile con un carcinoma. E allora, attenzione, nell'arco di 7-12 minuti la semiotica biofisica che cosa ci dice? Che Felicia avrebbe un cancro alla tiroide, non un nodulo, non benigno, non un adenoma semplice. Dopo un mese finalmente giunge l'esito dell'ago aspirato ed era un TIR5, quindi Felicia aveva un carcinoma della tiroide. Allora, questo per dire che cosa? Che la semiotica biofisica attraverso, ve lo ripeto, sempre questo, sempre attraverso 80 euro, 70 euro, 90, 100, nell'arco di poche risorse, con un semplice fonendoscopio, in 6-7 minuti ha predetto un carcinoma della tiroide. Ora, questa era la presentazione attraverso un caso clinico. Ora, volendo essere lievemente più formale, non per altro per la platea, soprattutto per molti che vedo in prima linea che mi intimoriscono, entro un attimo con un discorso più formale, ma chiaramente non mi illudo di poter sintetizzare 60 anni di ricerca in questi pochi minuti. Però, ecco, per mostrare una nuvoletta, per farvi presagire la potenza di questo approccio clinico, chiaramente. Poi bisogna che il professore poi ci porti negli aspetti molecolari, di biologia, eccetera. Allora lo faremo dando una piccola definizione e diremo a cosa serve. Poi è chiaro che per approfondire, se io riuscirò a entrare nel vostro cuore oggi, se io e Marina ci siamo riusciti, e dovete venire ai corsi della semiotica biofisica, ci sta poco da fare, perché non è una cosa del sabato e della domenica. Per entrare nella mentalità del semiologo ci vogliono 3 mesi di studio intenso, un anno cominciate a fare i primi passi autonomamente, però da soli non si va da nessuna parte e lo vedrete tra un attimo. Allora, la definizione, la prima definizione che possiamo dare è un sistema diagnostico, come dicevamo prima, a letto del malato, bedside, basato su una visita clinica, ma convenzionale, è la visita nostra tradizionale, cioè si parte dalla semiotica tradizionale, si fa la raccolta anamnestica, ma normale, anamnesi personale, familiare, si raccolgono i sintomi, i segni, tradizionale, tenendo una cartellina. Dopodiché si visita il paziente, identica, ispezione, palpazione, percussione, ascoltazione. E qua inizia la prima cosa dove si discosta, perché si deve delimitare lo stomaco. Ed in questo inizia l'originalità dell'approccio. E come si fa? Con un vecchio sistema che appartiene alla nostra medicina. Qua di alternativo non c'è nulla. Sul rasario è descritto perfettamente, rasario è un libro di semiotica medica per chi fosse con un'età molto giovane non l'ha conosciuto questo testo, era un testo tradizionale. E il metodo è descritto. Con questo metodo si insegnava fino agli anni 30 a delimitare il volume degli organi, quindi il cuore, la milza, veramente rapido tra l'altro, un sistema che io consiglio a tutti di imparare, a prescindere se poi aderiranno alla società. Si inducono poi dei riflessi tra lo stomaco e l'organo che vogliamo analizzare. Se vogliamo vedere la predisposizione a patologie cardiache, induciamo un riflesso cardiogastrico. Se vogliamo vedere delle problematiche a carico del sistema nervoso, encefalogastrico. Ma ok, tante chiacchiere, bla 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 bla, ma che mi serve tutto questo? Cioè, dove mi porta? Ebbene, ci porta a questo, a comprendere l'effettivo stato di salute della persona visitata. Lo so che sembrano chiacchiere, però se state insieme a me una giornata in ambulatorio, poi vi rendete conto se queste sono chiacchiere. Poi chi viene da me ha la fortuna di vedere immediatamente, vede il paziente con la semiotica, poi dopodiché gli facciamo l'ecografia, cioè fa tutta la parte strumentale e si rende conto della bontà di questo metodo e della grandezza di Sergio Stagnaro, che è partito nel 1955-56 e ha portato avanti ricerche quando di mitocondrio non si sapeva nulla, ma quindi nel corso degli anni si sono chiarificate delle cose, va bene. Ma a che cosa serve ancora? A riconoscere della persona visitata le sue predisposizioni alle patologie croniche degenerative, individuare le patologie
attenzione, impotenza. Quando la persona apparentemente all'esame visivo è perfetta, non ha nulla. Quindi, discriminando le fasi acute dalle croniche, le fasi di attività da quelle di quiescenza della malattia, vi ripeto, in ambito clinico, che vuol dire chi di voi è medico nel proprio ambulatorio, chi sta in ambulanza, a casa del paziente, chi sta in elicottero, sull'elicottero, in montagna, sulle navi, in qualunque posto, in ambito clinico tu riesci a ottenere delle informazioni preziose. Ma la cosa formidabile è questa, che attraverso la terapia quantistica mitocondriale ristrutturante è possibile, chiaramente imparando la disciplina, correggere, ristrutturare, riprogrammare tutto questo e quindi consentire alla persona di invecchiare in salute. Allora, volendo dare una definizione ora un attimo più formale, la semiotica biofisica io credo che sia medicina, mi correggo, la medicina della prevenzione, della salute e della longevità. E così possiamo partorire una prima definizione. Utility è cosa dice di poter fare visitando una popolazione apparentemente sana. Possiamo essere noi una popolazione apparentemente sana, no? Alcuni di noi hanno delle patologie, ma visitando una popolazione che in questo momento apparentemente è sana, Sergio Stagnaro ci ha insegnato e per tanti anni ha detto di essere in grado di riuscire a distinguere le persone sane, cioè quelle che tra di noi invecchieranno e moriranno, ma moriranno sani, arriveranno ai loro all'età biologica degli 80, 90, 100 anni e finirà la loro vita, ma con un bilancio di salute positivo. Ma tra di noi apparentemente sani, Sergio ci ha insegnato e per tanti anni ha diffuso il metodo per riconoscere quelli che hanno il terreno oncologico, la costituzione alle cardiopatie, al diabete, all'ipertensione, all'aterosclerosi, alle patologie osteoarticolari, insomma alle patologie croniche degenerative. Chiaramente con questo sistema non puoi riconoscere uno che ha una pistolettata o uno che ha un incidente stradale o uno che decide di suicidarsi. Riesci a decifrare, a decodificare le sue patologie cronico degenerative. Ma udite, attraverso quel fonendoscopio e la terapia mitocondriale ristrutturante, che non immaginate di che cosa è costituita, cose vicine che noi utilizziamo tutti i giorni: la melatonina, la dieta mediterranea etimologicamente intesa, il bicarbonato, il self food, e Giorgio si ospita oggi chiaramente, e fa parte dei pilastri di questa terapia, è uno dei pilastri. E il nono, le acque sulfidriliche, i campi elettromagnetici a bassissima potenza e ad alta frequenza e vari stangioprotettori, Sergio ritiene, e tutti i suoi studi vanno in quella direzione, di poter realizzare la vera prevenzione. Ora cercherò di farvi entrare in questa mentalità. Ci sono medici dello sport in sala? Ok, allora iniziamo provocatoriamente con la medicina dello sport. Allora vi dico francamente, beh, non proietto il Napoli per l'amor di Dio, ma voglio dire francamente, a prescindere dal Napoli, io credo che un'applicazione della semiotica biofisica nell'ambito della medicina dello sport, ora vi renderete conto, è incredibile ed sarebbe semplicissima da fare. Sono ogni anno non più accettabili le morti, sono troppe, sono tante e sono tutte morti atroci perché riguardano atleti giovanissimi. E questo è uno studio vecchissimo, ma si va dallo 0,6 al 2 per 100.000 persone anno. Voglio dire che una città come Napoli possa attendermi in un anno negli sportivi tra le 5 e le 15 morti, e sono tante. Qua stiamo parlando di medicina dello sport in ambito professionale. A me non preoccupa questo, mi preoccupano le morti del sabato e della domenica, degli sportivi, diciamo, dell'attività ludico-ricreativa, e sono tanti nei campi minori, perché le storie Astori, morto a 31 anni per morte improvvisa da displasia ritmogena, e di Morosini a 25 anni durante un'azione, queste le conosciamo tutte.
Però io con voi voglio condividere questa riflessione. Queste morti avvengono in soggetti che pure hanno eseguito tutti i controlli di questo mondo, elettrocardiogramma, ecocardiogramma, prova da sport, eccetera. Perché, se alcuni non lo sanno, la medicina dello sport italiana è tra le più severe, ci viene invidiata all'estero. All'estero, in alcune nazioni, per avere l'idoneità sportiva, al massimo si fa, in alcune manco l'elettrocardiogramma, l'anamnesi. Da noi si fa almeno una valutazione approfondita. Eppure queste morti avvengono lo stesso. Perché? Perché all'autopsia molte di queste persone hanno un cuore sano, in quanto il 40% delle morti improvvise in ambito sportivo riguarda le canalopatie, sono morti elettriche. Quindi all'autopsia il cuore è perfetto. Poi c'è un'altra porzione che riguarda le miocardiopatie ipertrofiche, che riguarda le rotture aortiche, le miocarditi, l'infarto. Però la maggior parte avvengono in quegli anni. Ora, immaginate voi che Stagnaro avesse visitato una classe sportiva, becchiamo quella di Morozzini, e avesse messo su i suoi riflessi in modo ordinario, avrebbe riconosciuto la fragilità, la vulnerabilità del cuore di Morozzini tanti e tanti anni prima. Dice, ma che cosa poteva cambiare? No, cambiava. Perché Morozzini ha fatto gli esami tradizionali, ma probabilmente con un sospetto, con il sale sulla coda messa dal metodo Stagnaro, avrebbero fatto studi genetici, test di approfondimento. Allora ecco, un'applicazione importante è proprio quella nell'ambito della medicina dello sport. Ora vi faccio intravedere invece un'altra cosa, un'applicazione nell'ambito della medicina del lavoro, che allora nell'ambito della medicina del lavoro in pratica abbiamo che il medico del lavoro deve dare delle idoneità difficili, lavoratori dell'amianto, delle concerie, ma lavoratori che manovrano materiale radioattivo, e dare queste idoneità non è facile. Un medico del lavoro del 2023, quale strumento ha per dare un'idoneità? Fa l'anamnesi, chiede qualche radiografia a volte e al massimo può fare un monitoraggio ambientale. Stop, finisce. Immaginate che il medico del lavoro del futuro abbia nel proprio armamentario la semiotica biofisica. Facendo una semplice visita potrebbe dividere i suoi lavoratori in quelli che hanno un terreno oncologico e differenziandoli da quelli che non lo hanno. Cosa potrebbe fare a questo punto? I soggetti positivi al terreno oncologico li potrebbe innanzitutto adibire a mansioni non a contatto con gli inquinanti. In un'azienda è possibile, mica devi mettere per forza il lavoratore a contatto con il mezzo radioattivo, lo puoi mettere in segreteria a lavorare, ma se questo non fosse possibile per motivi lavorativi, potrebbe adibirlo ad altro uno, due, aumentare i monitoraggi, aumentare le reazioni, di fare delle pause lavorative, potrebbe fare una serie di cose. Rendetevi conto di una cosa, Stagnaro ci dà uno strumento per riconoscere una vulnerabilità, e se questa vulnerabilità fosse confermata da ulteriori studi, chiaramente ulteriori osservazioni, si potrebbe incidere con degli interventi semplici, non costosi, sulle curve di incidenza delle malattie. Scusatemi, ma questa come si chiama? A Napoli si chiama prevenzione primaria. Vera però, non è uno scherzo. Allora, io voglio essere sarcastico ora, perdonatemi, ma Antonio De Curtis, il principe della risata, avrebbe detto, amici miei, cani sciune e fessa. Cioè, un medico con un curriculum a tutto quadro. Andatela a leggere il curriculum di Sergio e poi vi rendete conto. Senza spendere, un medico senza spendere, usando un fonendoscopietto, ritiene di poter riconoscere e prevenire le malattie croniche. Ma minimo gli dovremmo dare una mano, dovremmo finanziarlo, incoraggiarlo, dargli una pacca sulla spalla. E invece in Italia il vuoto. Sentitemi, Sergio Stagnaro già da anni dice e scrive, lo dice ai convegni, dappertutto, che potenzialmente è riuscito a trovare un sistema per fare la prevenzione personalizzata. Ai convegni lo ha detto, ci vuole PubMed, lo ha scritto, i libri lo ha fatto, le mail le ha inviate in tutto il mondo.
Eppure, credetemi, tranne qualche risposta da qualche premio Nobel l'ha avuto, in verità, devo dire la verità, qualcuno, Moncada, qualcuno ha avuto sensibilità e anche qualcuno in questa sala ha avuto sensibilità, però il resto è il vuoto. Allora io, Sergio ha fatto la sua parte in questa sua vita, i suoi 91 anni li ha utilizzati appieno. Ci ha dato un metodo nuovo, ma non solo, ci ha insegnato la vera legge della biologia, che è la legge di stare insieme, la legge maledizione della cooperazione, perché solo stando insieme è possibile migliorare. Sant'Agostino lo diceva nel Circulus et Calamus fecerum mego doctonem, cioè se io voglio evolvermi come uomo, come scienziato, necessariamente devo stare insieme alla comunità. Devo leggere, devo studiare, stando insieme, e questa è una foto bellissima che Giuseppe Creti, il nipote di Sergio, si scattò in un momento ad Assisi, in un momento di condivisione, in cui Sergio appunto ci diceva attenti, attenti. E però non dico francamente, all'estero qualche cosa, ma in Italia un vuoto totale. Allora è chiaro, operativamente per imparare la semiotica biofisica bisogna venire ai corsi, perché il riflesso gastrico va imparato e come tutte le cose ha una sua curva di apprendimento. Chi volesse aderire si iscrive al sito, è facile insomma aderire al nostro gruppo. Questo è solo per farvi vedere in quanti secondi, pochissimo, questa è la metodica, sembra una cosa semplice che mette una mano, muove un dito, per apprendere e imparare questa sequenza ci vogliono 3-6 mesi per questa. Però voglio dire, in questo tempo ha detto che questa signorina ha una predisposizione alle malattie cardiovascolari. Non a caso questa signorina, poi il papà è morto di morte improvvisa, la mamma è una mia paziente con una, alla quale già ho messo 4 stent. Ma in quest'altro caso, sempre rapido, è una paziente che con questo semplice riflesso, questo si chiama terreno oncologico, è la manovra che noi utilizziamo, 1, 2, 3, voi non ve ne rendete conto, per chi sa leggere questa immagine, ci ha detto che questa signora ha il terreno oncologico, cioè è predisposta ad accogliere i fattori di rischio che poi fanno manifestare le malattie cronico-degenerative. Allora i meriti di Stagnaro sono tanti, ma innanzitutto lui è riuscito a riconoscere un linguaggio nuovo della biologia, come tutti quanti i grandi, è riuscito a mettere insieme delle parti apparentemente lontane tra loro della conoscenza, la matematica con le teorie del caos, la chimica, la fisica, la biochimica. Tutto questo è riuscito a farlo convergere su Mario, su Antonio, su Pasquale, non la prevenzione che sappiamo noi fare oggi in generale della popolazione, ma la prevenzione individuale. Lo ha detto in tutto il mondo e questo non è andato a buon fine, visto la diffusione che ha avuto. Allora, io ho iniziato con un caso clinico, Giorgio, ho bisogno di 2 minuti ancora. Ho iniziato con un caso clinico e chiudo con un caso clinico cardiovascolare. Questo per me è stato un caso importante perché da questo caso io ho preso la decisione di dare una mano per sempre a Sergio. In pratica è la storia di Antonio Maione, l'uomo non creduto dalle macchine. Antonio, in pratica, io quando è venuto Antonio da me nel 2004 avevo imparato la percussione ascoltata bene, però muovevi i primi passi nella riflesso diagnostica di Stagnaro. Qual era la storia di Antonio? Andava da mesi in giro per medici, per dolore toracico, per sforzi sempre più brevi, quindi angor. Però aveva un elettrocardiogramma con modestissime anomalie del recupero, ma scintigrafia miocardica massimale negativa, ecostress massimale negativo. Per cui Antonio fu mandato a casa, ecco, dai vari centri in cui era stato, come ansioso, soggetto ansioso. Arrivò da me dicendo queste parole: dottore, io ho una famiglia, sono un lavoratore, ho condotto una vita dignitosa fino a 53 anni, a 53 anni sono diventato ansioso, mi aiuti? Io non sono ansioso. Io gli ho creduto e applicai timidamente quel poco di semiotica che sapevo fare, però ottenendo un risponso terribile, perché la semiotica subito mi alzò uno stop, subito mi accese tutti gli allarmi possibili. Insomma, la semiotica biofisica diceva che Antonio aveva una patologia in atto grave, gravissima. E io onestamente sono andato nel panico, dovevo gioire, ho trovato un metodo che ora faccio la diagnosi ad Antonio, sono bravo. No, io sono andato nel panico, ho dovuto veramente dare fondo a tutto quello che ricordavo della scuola dalla quale provengo, dalla scuola medica napoletana.
e ho deciso di fare una cosa molto semplice. Se io avessi fatto la coronarografia ad Antonio con quelle condizioni di partenza, qualunque complicanza, io mi sarei preso un avviso di garanzia che minimo minimo mi teneva occupato 10 anni. Perché? Dici, tu fai una coronarografia a uno che ha una scintigrafia e un ecostress negativo, ma sei matto. Per cui che ho fatto? Io ho fatto un holter delle 24 ore. Dice, sei napoletano? Sì, sono napoletano. Allora ho fatto l'holter, l'holter che mostrava delle minime, aveva un calo delle T proprio quando segnalava epigastralgia, dolore toracico. Io mi bastava questo, perché in sede legale avrei avuto un margine per difendermi. Facciamo la coronarografia e Antonio aveva una patologia grave, gravissima, multivasale, e fu questa la relazione, e Antonio poi è stato bypassato. Allora perché ho voluto condividere con voi questo caso? Perché è un caso importante in quanto ci fa vedere i falsi negativi dell'iter diagnostico tradizionale, cioè ecostress, scintigrafia, eccetera. Sono stati negativi non perché non erano bravi colleghi o Antonio non aveva fatto bene il test, perché essendo test di imaging fanno una comparazione. L'ecostress confronta una parete che si muove con una parete che è ipocinetica, ma se io ho una patologia multivasale tutte le pareti non si muovono bene e l'occhio non riesce a fare la sottrazione d'immagine. Idem per quanto riguarda la scintigrafia. E quindi Giorgio, avviamo alla conclusione. Allora, rendiamoci conto di quello che abbiamo nelle mani. Stiamo esplorando i confini di qualcosa di nuovo, prof. I confini della biologia, della medicina. Forse, in modo arrogante lo voglio dire, forse siamo i nuovi pionieri. Però io sono anche consapevole che certe cose che ho detto hanno potuto urtare la suscettibilità, credetemi, non era voluto, la sensibilità scientifica di taluno di voi, di taluni di voi. Però tuttavia, in modo rigoroso, senza nessuna paura di essere smentito, i ragionamenti di Stagnaro sono ipotesi di lavoro. La scienza si muove così, si muove con delle ipotesi di lavoro e che possono essere confutate. Popper avrebbe detto possono essere confutate, falsificate, ma Stagnaro ci ha provato per 60 anni a falsificare, non ci è riuscito. Non ha trovato il metodo, cioè il sistema per dimostrare ancora tutti i suoi assunti di partenza, ma assolutamente lui ha seguito il metodo scientifico, e l'originalità di questo sistema è di fornire uno strumento clinico semplice, dicevamo, il fonendo, per indagare alcuni riflessi e da questi giungere a ottenere informazioni indirette in una dimensione molto più piccola che il professore ci spiegava, come quella del DNA mitocondriale, dei microvasi con diametro inferiore a 100 micron, cioè del palcoscenico dove agiscono i meccanismi della patologia. Ma Sergio avrebbe detto in questa sede, attenti, perché quel palcoscenico della malattia, se tu lo sai giostrare, se tu ne conosci le regole, è lo stesso palcoscenico della guarigione, della salute, della prevenzione e della longevità. E vi sembra poco? È lo stesso palcoscenico. Noi galoppiamo sempre i meccanismi della patologia, ma sono anche quelli della salute. E attraverso un approccio terapeutico banale, certo ci vuole un corso per imparare la terapia mitocondriale ristrutturante, ma comunque è semplice, non costosa, non tossica, lui ha provato a correggere, ristrutturare e riprogrammare tutto questo. Io vi dico, in campo cardiovascolare i risultati che vedo io sono incoraggianti, sono interessanti. Statisticamente non ho ancora forza per poter discutere, non sono ancora pronto, ma vi posso dire che sono incoraggianti. Io vedo cuori con un telediastolico di 8 centimetri che dopo un anno arrivano a un telediastolico, un diametro telediastolico di 4,5, una frazione di iniezione del 10-15% che mi arriva a 45%. Cioè, per chi mastica queste cose, rasenta un miracolo quello che avviene, spendendo 4 soldini. Allora, io quando ho capito tutto questo, all'inizio ho avuto una reazione, ed è stata questa, io ho pianto. Ho detto, io, il Signore mi ha mandato qualcosa di molto più grande di me. L'incontro con Sergio è uno spartiacque della mia vita, prima e dopo Sergio. Ed è un incontro importante perché ha modificato il mio modo di pormi verso la ricerca, verso i pazienti. Ha diminuito moltissimo l'arroganza nel fare certe cose, che tante volte noi pensiamo sempre che
alcune cose dette dagli altri non hanno un fondo di verità. Io ho detto: Sergio ha scoperto qualcosa di grande, io a quest'uomo gli devo dare una mano, e la mission per me è stata chiara. Ho fatto una scelta di aderire al suo gruppo e sposare la sua causa. Allora, grazie a tutti voi per essere venuti, però con molta franchezza vi dico grazie. Sergio Magister, Sergio figlio di Dio, apostolo della prevenzione, perché questo è Sergio, apostolo della salute e della longevità, uomo di cultura con la C maiuscola, uomo d'amore, maestro di scienza e per me anche di umanità. Grazie. Marina, penso che Sergio sia veramente, anzi ci abbia benedetto, no? Questa giornata, e quindi voglio ringraziare anche proprio tutto quello che hai fatto anche per lui e con lui, perché i libri che hai scritto, le cose che hai promosso, ma soprattutto quanto tu ci sei stata vicino in ogni sua iniziativa. E Sergio, no? Era tosto dal punto di vista di quello che lui voleva fare. E quindi grazie Marina, grazie Mario e niente. Grazie a tutti. Vieni avanti, vieni, vieni, vieni. No, no, volevo fare la foto. Dov'è? Vieni. No, dobbiamo andare qui davanti. Sì, grazie.